I saluti alle iniziative della Fondazione Franceschi stanno diventando per me in questi anni una ricorrenza che mi fa piacere ricordare, sia nella serata del 23 di gennaio che invece nel convegno che in genere nel mese di dicembre la Fondazione organizza sempre nei locali dell'università e che porta a una riflessione, a un approfondimento anche di ricerca su temi importanti, l'anno scorso le migrazioni, quest'anno le disuguaglianze nel reddito. La serata di oggi avrà un momento legato ai premi di laurea intitolati a Roberto Franceschi e seguirà poi la discussione più corale. L'anno scorso voglio ricordare questa stessa occasione, perché anche allora avevo portato i saluti della Bocconi e poi mi ero seduto nel pubblico per ascoltare una serata che è stata di grande impatto sia dal punto di vista della riflessione che, devo dire, della emozione nel sentire tante persone che commentavano gli articoli della Costituzione e in questo commento anche travasavano esperienze drammatiche di vita. Ricordo che il giorno dopo io avevo lezione, in quel periodo insegnavo uno dei corsi del primo anno, quindi avevo davanti a me un centinaio di studenti ai loro primissimi mesi in università e sono studenti che in qualche modo ti chiedono anche un punto di riferimento, essendo appena arrivati spesso da fuori Milano in queste aule, e rispetto a cui senti il desiderio non solo di comunicare degli aspetti in qualche modo tecnici della materia che insegni, ma un qualcosa di più, un qualcosa che tocca anche la loro posizione di giovani cittadini in una comunità che si sta formando. E ricordo che il giorno dopo la serata dell'anno scorso proprio dissi loro: ecco, quello è stato un esempio di come si riesce a mettere assieme un momento di riflessione e però anche comunicare lo spessore attraverso cui i valori si trasmettono. E questo penso sia un dato caratteristico di questi incontri e quello che mi fa quindi dire che con molto piacere porto il saluto dell'Università anche a questa serata. Grazie. Prima allora di chiamare le due vincitrici del premio di laurea, ossia Cora Signorotti e Barbara Biasi, voglio leggere, e questo sia anche d'augurio per loro, un'email che mi è arrivata oggi, che viene dal Nepal, e da parte di Andrea Rossi, un laureato della Bocconi, che nel 1996 ha vinto il premio di laurea con una tesi, Bambini lavoratori, il caso dei quartieri popolari di Lima. Fu la prima tesi sul lavoro minorile, che diciamo che ancora allora non veniva tanto preso in considerazione. Andrea Rossi oggi ci scrive: cara Lidia e cara Cristina, stasera come ogni anno sarò un po' lì con voi con il pensiero che di persona ancora una volta non mi sarà possibile. Questa volta non c'è più un oceano di mezzo, quando ero a lavorare ad Harvard. Questa volta sono delle montagne bellissime, che sono l'Himalaya, qui in Nepal, sa essere. Il lavoro è ancora una volta davvero entusiasmante. Tornare a lavorare alle Nazioni Unite, e questa volta come senior, per le politiche economiche e sociali per l'infanzia nel sud dell'Asia è un'esperienza unica, stimolante e gratificante al tempo stesso. Tante esperienze, posti diversi, eppure la consapevolezza di aver avuto il privilegio di poter seguire un sogno e degli ideali, come quello di diventare un economista che si occupasse di infanzia nei paesi in via di sviluppo. Un sogno
che senza quella borsa tanti anni fa probabilmente non si sarebbe mai avverato e che ogni 23 gennaio mi piace ricordare con voi. Ed è con questo augurio che questa borsa di studio possa alle due vincitrici essere di aiuto affinché abbiano la possibilità di realizzare i loro sogni, chiamo qui, è vero, Cora Signorotti e Barbara Biasi. Io intanto consegno questa targa e invito appunto che è Barbara Biasi, una delle due vincitrici, a illustrarci la sua ricerca. Prego. Allora, salve, buonasera. Il titolo della mia tesi, lo dico in italiano, era L'economia politica dietro il federalismo fiscale. E nella mia tesi ho voluto spiegare come, da un punto di vista prettamente teorico, come sia in un sistema di tassazione e di distribuzione dei beni pubblici centralizzato che in un sistema federale, appunto le decisioni vengono prese, e la linea dietro la mia tesi era quella di dimostrare che nella determinazione di questo bene pubblico non contano solo le differenze tra reddito medio della popolazione o reddito totale, quanto più che altro la distribuzione del reddito, ossia il divario tra chi ha tanto e chi ha poco. Progetti futuri e quello di continuare nel mondo dell'università, probabilmente con un dottorato. Grazie. La seconda vincitrice è Cora Signorotti, che a sua volta ci presenta la sua tesi, che è sugli immigrati e l'accesso ai servizi sanitari. Prego e complimenti. Dunque, la mia tesi sostanzialmente si basa su una ricerca legata al tema dell'immigrazione e della sanità, che ho effettuato attraverso dei dati forniti dall'Istat, quindi sull'accesso ai servizi sanitari e, da parte della popolazione immigrata rispetto a quella italiana. Attraverso un'analisi empirica sono arrivata a risultati significativi che hanno dimostrato in particolare un minore accesso ai servizi sanitari da parte delle donne, in particolare da parte delle donne in stato di gravidanza rispetto alle italiane. E un altro dato che ho trovato molto interessante e un po' allarmante è quello delle seconde generazioni, nel senso che dai dati è risultato che i figli di immigrati nati in Italia, quindi le seconde generazioni, hanno un minore accesso ai servizi sanitari, sia dal punto di vista dei servizi del medico generico che dal punto di vista delle visite specialistiche effettuate. E ora il mio obiettivo è quello di proseguire nel campo della ricerca, per questo ho iniziato un dottorato presso l'Università Statale di Milano, un dottorato in economia, e insomma spero di poter proseguire in questo campo. L'ultima cosa che vorrei dire prima di dare la parola ai nostri illustri oratori è quello che di non dimenticare che il giorno 27 è la giornata della memoria, soprattutto in questo periodo ce lo dobbiamo ricordare molto bene, anche perché io non vorrei morire vedendo ritornare un passato che è stato semplicemente vergognoso per tutta l'umanità. Allora cerchiamo anche il 27, è vero, di ricordarcelo
questo momento, e soprattutto non solo il ricordo, perché io dico che il ricordo senza il fare non esiste, non esiste, è semplicemente così, un ricordo che ci può fare piacere, nostro, individuale, ma poiché siamo cittadini il nostro ricordo deve diventare memoria, e con memoria significa fare e impegnarci. Grazie.